Spray urticante dopo una rissa, il 7 chiuso per 10 giorni, pugno duro del questore per i disordini di sabato notte nel noto locale versiliese che aveva appena riaperto la sera prima, denunciato l'autore del gesto, i gestori accusati di non aver avvisato le forze dell'ordine. Chiusa in auto sotto il sole, neonata salvata dai carabinieri, minuti di panico in centro a Forte dei Marmi, la piccolina rimasta bloccata dentro l'auto della zia al caldo torrido, sfondato il finestrino per metterla al sicuro. Il futuro della città nel piano operativo, partito a massa, l'iter partecipativo per il nuovo strumento urbanistico, 2 anni per l'approvazione, obiettivo una città più sostenibile e vivibile. I doni del Nilo in mostra al Fortino, aperta l'attesissima esposizione curata dal prestigioso Museo di Torino, la prima uscita nell'anno del bicentenario, resterà aperta fino a febbraio. Ben ritrovati con informazione del TG Noi, le notizie dalla Versilia e dalla Costa Apuana e partiamo dalla cronaca. Avete sentito dai titoli la mano pesante del questore nei confronti del noto locale versiliese Seven Apples che aveva appena riaperto e la sera dopo, a causa di una rissa, a questo punto la giustizia ha deciso di fermarlo per 10 giorni, particolari nel servizio. Ad appena un giorno dalla sua riapertura, la discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta è stata colpita dal provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni da parte del questore. Provvedimento che è stato emanato a seguito dei fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica, quando all'interno e all'esterno del locale è scoppiata una rissa. Rissa al culmine della quale un soggetto ha spruzzato dello spray al peperoncino, creando il panico e il caos tra i moltissimi giovani presenti. I responsabili del locale, però, compresi gli addetti alla sicurezza, secondo la questura, non sarebbero intervenuti immediatamente per sedare la rissa e non avrebbero tempestivamente allertato le forze di polizia di quanto stava accadendo. Questa è la ragione che ha indotto il questore ad intervenire subito in maniera così pesante nei confronti del locale. Secondo quanto riferito dalla questura, sarebbe stata allertata soltanto la Croce Verde, intervenuta non senza difficoltà a causa della calca, per soccorrere coloro i quali avevano subito irritazione al viso e agli occhi a causa dello spray. Le immediate indagini hanno portato poi all'identificazione del responsabile, un ragazzo di 21 anni di Viareggio, che è stato denunciato. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione dell'agenzia di steward presente all'interno del locale, poiché allo stato attuale non risulterebbero essere pervenute alla polizia le previste comunicazioni del personale addetto alla sicurezza in servizio quella sera. Proseguono intanto le indagini per individuare gli altri partecipanti alla rissa e per le successive denunce penali. Vi portiamo a Forte dei Marmi, dove è stata evitata quella che poteva essere una tragedia, una bambina, una neonata che era rimasta bloccata in un'auto, nell'auto della zia sotto il sole, è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Minuti di panico nella tarda mattinata di giovedì, nei pressi del Palazzo Municipale di Forte dei Marmi, dove una neonata di pochi mesi era rimasta chiusa in auto sotto il sole cocente di un'ennesima giornata caratterizzata da temperature roventi. Decisivo l'intervento di una pattuglia della stazione carabinieri del Forte, attirata dalle urla di disperazione di una donna, la quale chiedeva aiuto ai militari per soccorrere la nipote, rimasta a bordo della propria autovettura da cui era appena scesa. La donna aveva lasciato inavvertitamente le chiavi all'interno del veicolo, ma il dispositivo di chiusura automatica si era ugualmente attivato, rendendo vani tentativi di riaprire la portiera. Immediatamente due militari, adottando le dovute precauzioni, hanno infranto uno dei vetri dell'autovettura ed estratto la piccola incolume in buone condizioni di salute, per la quale non si è reso necessario un intervento dei sanitari, vista la tempestività dell'intervento. Un episodio che si è concluso con un lieto fine e su cui non sono emerse responsabilità a carico della donna, considerando che la piccola non è mai stata lasciata sola, ma che porta ancora una volta a riflettere sulla necessità di una costante attenzione quando siamo alla guida di veicoli su cui sono trasportati anche dei bambini. Si è spento all'età di 56 anni Luca Nannini, commercialista, revisore contabile e amministratore unico di ERSU, la società pubblica di raccolta dei rifiuti in Versilia. Nelle settimane scorse un grave malore lo aveva costretto a ricovero in ospedale. È stato sostituito pochi giorni fa alla guida della società dei rifiuti, era stato anche alla guida della società municipale multiservizi di Forte dei Marmi. In una nota il cordoglio dello stesso sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi.
Andiamo a Viareggio adesso, dove il comune annuncia i lavori a settembre per via Paolo Savi in Darsena. Sentiamo. È prevista per la prima settimana di settembre l'apertura del cantiere per la riqualificazione di via Paolo Savi, nel tratto di competenza dell'amministrazione comunale, e cioè dall'intersezione con via Menini fino all'incrocio con via dei Pescatori. Un intervento da oltre 300.000 euro, che oltre alla sistemazione dei sottoservizi comporterà la riasfaltatura e l'eliminazione degli avvallamenti causati dalle radici dei pini, problematica particolarmente sentita e segnalata a più riprese dagli operatori delle aziende nautiche che insistono sulla strada, oltre che dai residenti della zona. È un intervento molto atteso, da tantissimo tempo ricevevamo richieste, ci siamo attivati per poter predisporre un progetto che consentisse di intervenire il prima possibile. Un intervento da circa 300.000 euro che partirà tra la fine di agosto e i primi di settembre e che ci consentirà finalmente di rendere quell'area transitabile in modo adeguato e soprattutto di riqualificare anche in favore dei residenti oltre che delle attività presenti. Spostiamoci a Massa, dove è partito l'iter per il nuovo piano operativo, tra gli obiettivi quello di contenere il consumo del suolo e valorizzare gli edifici esistenti, ma non solo. Sentiamo. Via libera della Giunta Comunale di Massa all'adeguamento del piano strutturale al PIT regionale e all'avvio del procedimento per il nuovo piano operativo, i due strumenti urbanistici fondamentali per lo sviluppo della città. Il piano operativo, in particolare, andrà a sostituire il precedente regolamento urbanistico, redatto dall'amministrazione Volpi e approvato nel 2019, dopo 35 anni di attesa, secondo il sindaco Francesco Persiani non ha mai funzionato, dal momento che l'80% delle previsioni contenute non sono state mai attuate. Il nuovo piano avrà come pilastri il contenimento del consumo di suolo, la valorizzazione dell'esistente, nuove edificazioni commisurate alle reali necessità del territorio. Quello che faremo è una ricucitura che dovremo andare a fare del territorio proprio per omogenizzare, per amalgamare questo. Naturalmente ci saranno massima attenzione per la parte dell'agricoltura, pensiamo soltanto alla zona del Candia, pensiamo alla parte turistica, quindi quella non soltanto balneare, naturalmente sul mare, ma anche quella appunto sulle colline e anche in montagna. Poi ci sarà la zona di Ronchi Poveromo che dovrà essere totalmente rivista, queste aree boscate sul quale ragioneremo, e poi la zona industriale che dovrà essere in qualche modo ridisegnata, rivista, e se ci sarà possibilità anche di qualche cambiamento di destinazione d'uso per migliorare naturalmente l'apporto e la produttività delle nostre aziende. Adesso si apre la lunga fase partecipativa. Il percorso che porta all'adozione e poi all'approvazione del piano operativo, passando attraverso i contributi e le osservazioni, dovrebbe durare almeno 2 anni. Chiaramente l'amministrazione dà le sue indicazioni, le sue linee politiche e i suoi obiettivi. Il processo partecipativo è un processo a cui noi diamo tanto riscontro e abbiamo dato già tanto risalto in passato. È un nostro obiettivo è organizzarlo al meglio e favorire nel modo più possibile la partecipazione dei cittadini in questo piano, che sicuramente farà la storia, diciamo, della nostra città. Torniamo a Forte dei Marmi, al Fortino. C'era grandissima attesa per l'apertura della prestigiosa mostra degli Egizi curata insieme al Museo di Torino, una occasione eccezionale, l'unica dell'anno di trasferta della struttura museale. Siamo andati a vedere al taglio del nastro. Una straordinaria esposizione di 24 preziosi reperti provenienti dal Museo Egizio di Torino è stata inaugurata giovedì pomeriggio al Fortino di Forte dei Marmi, grazie alla collaborazione tra il Museo, Villa Bertelli, Comune del Forte. La mostra, intitolata Gli Egizi e i doni del Nilo, offre ai visitatori un'affascinante immersione nella millenaria storia dell'Antico Egitto. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di importanti figure istituzionali e culturali, tra i presenti il sindaco Mursi, il presidente di Villa Bertelli Tucci, il direttore del Museo Egizio di Torino, Cristian Greco, e il coordinatore scientifico delle mostre itineranti, Paolo Marini. È una scommessa che noi abbiamo fatto, la mostra è molto lunga, dura dal 1 di agosto al 28 febbraio e quindi ci sarà maniera per avere frequentazioni anche autunnali ed invernali e noi speriamo che questo attragga scuole, istituti scolastici di ogni genere e grado e soprattutto anche turisti che vogliono venire a vedere. La mostra è nata l'anno passato d'estate a Villa Bertelli perché il direttore del Museo Egizio è venuto a Villa Bertelli a presentare un suo libro
In mattinata, accompagnato dal direttore del Museo Torinese, il ministro Tajani ha potuto apprezzare in prima persona la ricchezza e l'importanza dei reperti esposti, che offrono una panoramica dettagliata della civiltà egizia, illustrando aspetti della vita quotidiana, della religione e dell'arte di uno dei più grandi imperi della storia. Nel 332 a.C. Alessandro Magno si reca in Egitto e possiamo dire da quel momento in poi l'Egitto entra in un contatto ancora più stretto con il Mediterraneo. Ecco Iside che diventa Afrodite, ne abbiamo un bellissimo esempio. Forte dei Marmi, grazie a questa mostra, si pone come un ponte tra passato e presente, offrendo ai suoi visitatori un'esperienza educativa e culturale di altissimo livello. E a proposito del ministro degli esteri Antonio Tajani, c'è stata grande partecipazione al Caffè della Versiliana per assistere all'incontro, il primo con i big della politica nel primo di agosto, nella giornata di giovedì. Lo vedete, ospite intervistato dal direttore del TG2 Antonio Preziosi, insieme alla sua vice segretaria nazionale, la deputata versilese Deborah Bergamini. Una grande partecipazione, dicevamo, nelle prime file anche i sindaci di Lucca, di Massa e di Pietrasanta, il vice premier, segretario di Forza Italia, naturalmente toccato tutti i temi di stretta attualità e dell'attività governativa. Ricordiamo che tutti gli incontri al Caffè della Versiliana sono in onda su Noi TV, in esclusiva per la Toscana, tutte le sere alle 22.30. L'appuntamento invece di stasera sarà con la presentazione dell'ultimo libro di Alessandra Mussolini, l'ex europarlamentare, che sarà intervistata dal direttore del Tirreno, Cristiano Marcacci. Appuntamento alle 22.30 su Noi TV. E adesso invece andiamo a Lido di Camaiore, dove sono partiti altri incontri con personalità della cultura, del giornalismo, quelli di Lido Cult. Sul palco Serena Bortone. Dopo la serata inaugurale con Nico Acampora, luglio ha chiuso i battenti mercoledì sera con il secondo appuntamento di Lido Cult. Di fronte al pontile del Lido è tornata Tiziana Ferrario in veste di intervistatrice di Serena Bortone, giornalista. Oggetto della serata, la presentazione del libro della conduttrice televisiva, scrittrice, dal titolo A te, vicino così dolce. La storia raccontata da Serena Bortone nasce alla fine degli anni Ottanta. Serena e Vittoria sono inseparabili, condividono tutto dall'infanzia, versioni di greco e discoteche, fughe in motorino dal liceo prestigioso del quartiere Trieste di Roma e brividi di libertà vissuti durante i tanto attesi soggiorni studio a Londra. Io e la mia amica Vittoria andavamo a Londra a studiare. Com'era la Londra di quegli anni? Pazzesca. E quanto ti ha fatto, soprattutto quanto era diversa da quella Roma? Totalmente, perché noi eravamo in un'atmosfera appunto vattata, un po' compressa, io arrivavo lì e c'era il sikh col turbante, il punk con la cresta, era ancora il finale del periodo punk, e poi c'era l'uomo con la bombetta, per cui io dicevo, ma com'è possibile? Cioè, com'è bello che tutte queste persone così diverse possono convivere in un modo senza che nessuno giudichi l'altro. A te vicino così dolce è un romanzo tenero e avvincente, ma anche doloroso e pieno di coraggio su quanto siamo disposti a farci ingannare dall'amore. Un appuntamento insomma leggero ma allo stesso tempo impegnativo, in cui al centro c'è l'amore e la ricerca del proprio sé. La rassegna Lido Cult, realizzata dall'Associazione Albergatori, presieduta da Maria Bracciotti, anima dell'iniziativa, e dall'Associazione Commercianti del Lido, con la collaborazione del Comune di Camaiore. Solidarietà in campo a Pontremoli con la partita del cuore, la nazionale italiana cantanti con il team capitanato da Zucchero Fornaciari. Ci saranno anche Gianluigi Buffon, Simone Tiribocchi e Cristian Vieri sul campo dello stadio Lunezia di Pontremoli per l'attesissimo ritorno della partita del cuore. I campionissimi azzurri saranno nella Zucchero Lunisiana Soul, capitanati proprio da Sugar Fornaciari, e affronteranno la nazionale italiana cantanti. L'appuntamento è per martedì 20 agosto alle 20.40. L'iniziativa, presentata giovedì in municipio a Pontremoli, è organizzata col supporto del Comune, della Proloco, del Centro Lunigianese di Studi Giuridici. Obiettivo è tutto esaurito, a favore dell'Associazione Lunigianese Disabili e per la Fondazione Il Domani dell'Autismo. Dopo il successo della 33esima partita del cuore, giocata all'Aquila il 17 luglio con la Nazionale della Politica, i cantanti tornano dopo 11 anni in Lunigiana. È possibile acquistare i biglietti al costo di 20 euro per l'intero e 10 per il ridotto fino a 10 anni. Una bella emozione per tutta la Lunigiana, come ha ricordato in conferenza stampa il sindaco Jacopo Ferri, grazie anche all'impegno fuori e dentro il campo di Zucchero, residente dal 2000 a Pontremoli, pronto a rinnovare l'impegno sul territorio per la solidarietà. Ci tengo perché appunto fai qualcosa per il territorio, fai qualcosa per chi veramente ha bisogno e chi
Quest'anno ripartiremo ogni anno con delle idee che possono essere, ci sarà sempre la partita del cuore, ma ci saranno anche magari altre idee. È tutto, mi fermo qua con le nostre notizie, ma vi lascio ancora la nostra informazione alla programmazione di Noi TV e vi auguro un buon proseguimento.